Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati. Siamo qui in compagnia di Note7 per andare a fare un test gestione RAM e test benchmark su questo nuovissimo Samsung Galaxy Note 7 in versione Duos, quindi extra Europa, ma il software praticamente è il medesimo, quindi non cambierà assolutamente nulla. Andiamo quindi adesso ad aprire le classiche applicazioni e vedere se la RAM gestisce bene tutto quello che andiamo ad aprire. Quindi apriamo Chrome e lasciamo caricare spazio iTech. Apriamo il gestore delle pagine e lasciamo caricare il gestore delle pagine. Apriamo YouTube e lasciamo caricare la pagina principale di YouTube. Apriamo Phoenix, ottimo cliente di Twitter. Non ho eseguito l'accesso, quindi lo eseguo al volo. Mettiamo tutte le credenziali. Autorizziamo l'app. Eccoci qua, scusate. Lasciamo caricare tutte le news e carichiamo anche le ultime. Usciamo da Phoenix e apriamo Rearracing 3, lo lasciamo caricare finché non ci viene richiesta l'interazione col gioco, dopodiché usciamo e verifichiamo se le applicazioni aperte precedentemente sono rimaste in background come dovrebbe essere o se invece sono state frizzate. Caricamento di Rearracing rapidissimo, ormai ci mettono veramente pochi dispositivi di oggi. Chiudiamo Rearracing. Apriamo Chrome, nessun ricaricamento. Apriamo il gestore delle pagine, anche qua nessun ricaricamento. Apriamo YouTube e non c'è nessun ricaricamento. Apriamo Phoenix, anche qua è tutto perfetto. Allora a questo punto riapriamo Real Racing 3 e come potete vedere possiamo riprendere il gioco esattamente da dove lo abbiamo lasciato. Apriamo quindi un'altra applicazione che è AnTuTu Benchmark, applicazione pesante, per vedere se le applicazioni aperte prima vengono frizzate o se invece viene gestito tutto al meglio. Apriamo anche, già che siamo qui, 3D Mark. E vediamo poi, riaprendo tutte le applicazioni precedentemente aperte, se sono state killate. Apriamo quindi Chrome, come potete vedere nessun ricaricamento. Apriamo gestore delle pagine, nessun ricaricamento. Apriamo YouTube, nessun ricaricamento. Apriamo Phoenix, anche qua nessun ricaricamento. Apriamo adesso Real Racing 3 e come potete vedere possiamo riprendere esattamente da dove abbiamo lasciato il gioco. A questo punto apriamo anche altre applicazioni come Geekbench Mark 3 e come A1 SD Bench. Ok, tutto aperto. Riapriamo Chrome, nessun ricaricamento. Riapriamo il gestore delle pagine, nessun ricaricamento. Riapriamo YouTube, nessun ricaricamento. Riapriamo Phoenix, nessun ricaricamento. Riapriamo Real Racing 3 e possiamo riprendere il gioco esattamente da dove l'abbiamo lasciato. Quindi il RAM di questo Samsung Galaxy Note 7 è assolutamente promossa, veramente una RAM che gestisce tutto molto bene, nonostante ho notato che il software secondo me è ancora un po' acerbino. Ho già ricevuto un aggiornamento, ma ogni tanto c'è qualche piccolo laghettino. Adesso andremo a far partire un video velocizzato dove vi mostrerò tutti i risultati dei vari benchmark.